Grazie a lei, consigliere. Possiamo passare agli interventi sulla discussione generale. Interviene consigliere Coia. Prego, consigliere, per 10 minuti ne ha facoltà. Buongiorno a tutti. Abbiamo esaminato, come ha detto il consigliere Corsetti, la sua proposta in merito alla città storica nella commissione, in più commissioni, e ne abbiamo apprezzato l'intento perché buona parte di quello che dice il consigliere Corsetti è vero, cioè ci sono quartieri della città, rioni della città storica che sono molto sollecitati dalle attività di somministrazione ed anche spesso da altre attività alimentari o non alimentari che fanno somministrazione senza rappresentare poi realmente, cioè senza esserlo veramente, quindi sulla carta risultano come gallerie d'arte magari, e invece poi risultano essere magari pizzerie che offrono di vedere la partita. Allora, quindi sugli intenti l'abbiamo detto anche in commissione, noi apprezziamo, abbiamo anche aperto una discussione insieme al consigliere Corsetti con le associazioni dei cittadini per capire quanto possa essere profondo, la frustrazione dei cittadini che non trovano servizi essenziali nei quartieri. Allora, però c'è un però, ci sono alcuni elementi della proposta del consigliere Corsetti che ci lasciano perplessi, questo lo ribadisco qui, l'ho già detto in commissione. Alcuni di questi sono sicuramente l'estensione dei divieti a zone che non sono poi i rioni della città storica, quindi Piazza Bologna come Porta Pia, se non ricordo male, o altre zone della città come Città Giardino, come diceva il consigliere Corsetti. E questo è un primo elemento che ci lascia perplessi. Perché? Perché quello che abbiamo detto in commissione è che per andare a dire che un'attività alimentare o di somministrazione va vietata in una determinata zona c'è bisogno di studi di settore approfonditi, c'è bisogno di indici e percentuali precise che probabilmente sono reperibili per i rioni della città storica, ma che probabilmente non lo sono per i rioni esterni. Quindi questo oggi, nonostante noi riconosciamo che c'è un problema, non vorremmo andare a curare, una malattia con una bomba atomica, ecco, per fare un esempio un po' esagerato, insomma. Si rischia, insomma, di fare una mossa azzardata che possa, da un lato, tutelare i cittadini in alcune zone dove giustamente questi limiti sono stati superati e sono saturi, dall'altra, andare a toccare alcune attività o la possibilità di apertura di zone commerciali e di attività commerciali, che siano artigianali alimentari o che siano somministrazioni, in zone dove in realtà magari non sono sature. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda, e qui sono d'accordo con il consigliere Corsetti, ed è il secondo motivo per cui noi siamo perplessi e quindi non siamo propensi a votare questa proposta, è che cosa succede quando una persona vive in un quartiere? Ha bisogno, giustamente, come diceva, di alcuni servizi essenziali, possa essere il calzolaio, possono essere come dire, una frutteria, un alimentari con prodotti tipici locali, cioè ci sono alcune attività di cui non si può fare a meno. Questo fenomeno di espulsione che è stato giustamente denunciato dal consigliere Corsetti, però dovrebbe portare a un qualcosa di più approfondito ancora di quello che è oggi la sua proposta della città storica, e cioè a qualcosa che indichi nei rioni gli indici di distribuzione dei servizi essenziali. Quindi un lavoro, ulteriore che andrebbe fatto è andare a discriminare per quartiere, per ambito, per rione, per municipio, quali sono i servizi essenziali che vanno garantiti e definire degli indici riservati, se vogliamo, a questo tipo di attività. Questo, secondo noi, è la tendenza per il futuro e la nostra visione. Per questo motivo siamo propensi a, apprezziamo la delibera, ma siamo propensi a non votare favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Coia. Ci sono altri interventi per la discussione generale? Consigliere Figliomeni, prego consigliere.